Lorenzo, come sempre, apriamo la puntata con Silvia Pagni grazie al suo oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno, pensate, di una delle più belle voci al mondo, considerata la più importante voce jazz della storia. A Newport, il 25 aprile 1917, nasceva Ella Fitzgerald. I suoi genitori non erano sposati, ma vissero assieme almeno per 2 anni e mezzo dopo la nascita di Ella. Nei primi anni 1920, sua madre e il nuovo compagno, un immigrato portoghese di nome José da Silva, si trasferirono assieme alla piccola Ella nello stato di New York. Nel 1923 nacque la sua sorellastra, Frances da Silva, a cui restò vicino per tutta la vita. Nel 1925 la Fitzgerald e la famiglia si trasferirono nella vicina School Street, una zona povera popolata principalmente da immigrati italiani. Iniziò la sua istruzione all'età di 6 anni e fu un'eccellente studentessa. Cambiò molte scuole prima del 1929, quando iniziò a frequentare la Benjamin Franklin Junior High School. Ella Fitzgerald è considerata una delle migliori e influenti cantanti jazz di tutta la storia. Vincitrice di 14 Grammy, era dotata di uno strumento vocale molto potente e aveva un'estensione di 3 ottave. Questa grande cantante è stata attiva per ben 59 anni, pensate, vendendo circa 40 milioni di dischi e una 70ina di album. Esibiva sempre nei suoi spettacoli la sua facilità di improvvisazione, soprattutto nello scat. Lo scat, una tecnica vocale tipica del jazz, di cui è considerata la maggiore esponente di tutti i tempi. I suoi virtuosismi vocali potevano durare anche oltre 5 minuti. Pur mantenendo sempre la melodia come sottofondo. Nell'ultima parte della sua carriera, lei si divertiva anche ad imitare dei cantanti, dei suoi colleghi. Particolarmente riuscite sono le imitazioni anche di Louis Armstrong e di altri tanti suoi amici. Adesso andiamo un pochettino a ritroso per curiosare un po' come è iniziata la sua attività artistica. In terza elementare la Fitzgerald si innamorò della danza e iniziò ad ammirare il ballerino Earl Schneckenstacker. Lei ascoltava soprattutto il jazz di grandi come Louis Armstrong, Bing Crosby e The Boswell Sister. A proposito della cantante principale di questo gruppo, lei affermò: «Mia madre portò a casa uno dei suoi dischi e me ne innamorai. Ho cercato così tanto di cantare proprio come lei». Debuttò, pensate, giovanissima nel 1934 all'Apollo Theatre di New York, situato proprio nel suo nuovo quartiere. La serata era dedicata alle nuove voci e lei vinse. In quella serata fu notata da Bart Ali, che convinse Chick Webb, della cui band faceva parte, ad assumerla. E iniziò a cantare in questa band dal 1935. Alla morte nel 1939 del direttore dell'orchestra Chick Webb, l'orchestra continuò ad esibirsi col nome di Ella Fitzgerald.
Nel 1941 iniziò la carriera da solista, abbracciando nel tempo i più svariati generi musicali come lo swing, bebop, blues, samba, gospel, calypso. Gravi problemi di salute le segnarono gli ultimi anni di vita. Pensate, già cieca a causa del diabete, nel 1994 le furono amputate anche le gambe, a causa dello stesso male di cui soffriva sin dall'infanzia. Morì nel 1996 e fu sepolta nel cimitero in California. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi auguro un buon fine settimana e vi aspetto in tantissimi lunedì. Un grande ciao e un bacio da me, Silvia Pagni.